Allora, dovremmo essere in live. Oddio, siamo in live per la prima volta. La mia prima live. No, vabbè, non ci credo. Sarà una live cortissima. Perché oggi andiamo a vedere. Oddio, no! Siamo in live. No, no. Sono in live, mi è arrivata la notifica. Sono in live. Oddio, no! Siamo in live, mi è arrivata la notifica. Sono in live, Sei in ritardo. Ok. Vabbè, c'è il telefono che è proprio malandato. Malandato pure io, mamma mia. Oggi qua siamo, ragazzi, in pre-autopostazione, episodio 2. Oh, c'è stato un po' di confusione nello scorso episodio, ma credo che ho fatto un po' tutto. Ho risolto, credo, un po' tutto. No. Cioè. Sono in live. Ciao, bene, Ragazzi, ragazzi, in credo creato dopo questo due episodio 2, oggi c'è stato un po' di confusione nello scorso episodio, ma cioè, è la mia prima live. Comunque, ragazzi, durerà pochissimo, sì, perché oggi andremo a vedere due kit di mastite, due tastiere, ma perché trovo le bambine da viaggio ogni volta? Così andiamo a vedere due kit di tastiere che sono molto buoni. Il primo sono kit tastiera. Ci quanto non ci sia scritto, poi dovrò fare. Vabbè, oggi andiamo a parlare di tastiere. Allora, tastiere mouse. Allora, kit tastiera mouse. In questo momento andiamo a parlare del wireless. Di un tipo di tastiera wireless e abbiamo questo qua che però per il prezzo che costa, che adesso sono questi qua, no, no, un attimo, sono sbagliato, sono della Trust, no, non sono della Trust questi, non della Trust, un attimo, eccoli qua, della Logitech, eccolo qua, sono molto buoni, 25 euro ragazzi. Non sono proprio adatti per il gaming, ma sono molto, ma molto buone. Poi abbiamo come seconda scelta abbiamo il kit tastiera mouse della Cooler Master, che sono i migliori per il gaming. Ne abbiamo due tipi, quello da 65 euro, però è il layout tedesco. Ma il layout italiano mi sa che non c'è. Ah no, sì, c'è. Come kit tastiera abbiamo sempre il kit della Cooler Master con mouse tastiera da gaming, retroilluminato, credo, retroilluminato. Sì, come tastiera ragazzi, poi molto economica. Ah, eccolo qua, poi abbiamo l'altro set che è della Trust. Allora ragazzi, se volete spendere poco, vi consiglio quelli della Logitech, ma se dovete spendere poco e non tanto, per esempio, dovete spenderci non tanto, ma dico un prezzo medio, magari queste della Trust, sì, ma no, vi consiglierei quelli della Cooler Master, non entro quelli italiani, se non mi piace cercare, se no, ci mettiamo 10 anni, cercate questo. Perché è molto buono dalle recensioni. Sicuramente, ragazzi, ci sarà una live mercoledì. Sì, mercoledì sicuramente ci sarà una seconda live, il terzo episodio. E poi devo dire che nel terzo episodio ci saranno davvero delle belle. Ragazzi, lo so che questa live è durata pochissimo. Diciamo che adesso ve la metterò tutta nel carrello, le tastiere così le vedrete. Io sono con la febbre, ragazzi, io so che sembro con la febbre di come sono messo, di come sto parlando, lo so.
Ho la febbre, sì, ragazzi. Ed è giovedì che sono a casa con la febbre. Troviamo questo. C'è un capello. Normalmente sto facendo la live dal portale, ma poi la live si è infatti il PC fisso. Oddio, ho sperimentato un po' troppo. Sicuramente alcuni vanno già con il PC fisso, la stella della postazione, la dice con il live. E poi abbiamo, aspetta, kit. Tastiera e move Logitech. Lo scritto giusto Logitech? Sì. Come test ci servono proprio gli squadri di euro, però dai, per il game non credo, va bene. Andiamo a prenderci quelli della Logitech. Ti si qua 28 euro? No, lasciateli perdere. Eccoli qua, 25 euro, ragazzi. Questi qua sono pure wireless, quindi non ci bisogna nascondere i fili. Poi dovremmo creare una postazione che i fili non si vedranno. E vabbè, aggiungiamo il carrello. Poi dovrò fare la copertina di questo video. Poi dovrò registrare un video che dovrà uscire martedì, non sono sicuro se uscirà. Niente, mi sono scordato una tastiera. No, ho spoilerato già tutto, porca miseria, avete visto sotto cosa c'era salvato? Ho spoilerato già metà della roba. Eh sì, ragazzi, ho spoilerato metà della roba. Torniamo alla tastiera. Kit. Tastiera. Della trust. Non ve le consiglio queste della trust, però magari qualcuno si trova bene e ne cerca un kit, cioè, ma un portatile cosa serve? La tastiera, vabbè, della trust. Ah, poi un giorno parleremo di questa roba. Sì, parleremo di quel kit. Oggi è troppo figo. Vabbè, torniamo sopra. Ecco qua, ragazzi, questa qua è la tastiera con tutto quanto. Il mouse ce l'ha un mio amico, se non sbaglio. Sì, il mouse ce l'ha uno dei miei amico. Se non sbaglio ce l'ha lo stesso. Ah, io comunque questa sera molto economica proprio. Prima ho pagato 19 euro l'unione. Sì, lo so, ragazzi. Questa qua ve ne posso parlare perché la sto usando e mi piace. Quindi avrei c'era anche una recensione di quella tastiera. E niente, ragazzi, che dire, per questa live è tutto. Ecco qua, diciamo, tre kit tastiere della Logitech, Trust e Cooler Master, diciamo, decenti. Per non solo in sé, ma anche non solo per il gaming, ma anche per il gaming lo sconsiglio questo, raga. Però diciamo che va bene, la Logitech non scherza. Come gaming, Cooler Master, andate tranquilli. Trust, ragazzi, solo come tastiere potreste andare no, andate tranquilli su queste qua, non lo so. Su queste qua lo so della Cooler Master, perché l'ho Cooler Master, potete stare tranquilli che ne ho sentito parlare bene, dopo li provate per un bel periodo. E niente, ragazzi, per questa live è tutto. Noi ci vediamo in un prossimo video, una prossima live. Allora, ragazzi, però aspettate per finire il video, e la prossima live sarà durante